Sì, purtroppo è stata una partita che è andata così. Io ho sfruttato l'occasione, ho dato del mio meglio e al di là del gol, sono contento della prestazione sia mia che dei miei compagni perché tutti abbiamo dato tutto per la maglia e secondo me è la cosa più importante. Filippo Melegoni non giocava da diverse settimane e tra l'altro nelle ultime ore si era parlato di un tuo possibile, probabile ritorno a gennaio all'Atalanta. Ora questa prestazione, la prestazione di questa sera, il gol ti restituiscono fiducia in vista del futuro e poi qual è la tua volontà, quella di restare a Pescara fino al termine della stagione? Sì, assolutamente, penso, l'ho detto sin dall'inizio, che il Pescara è un'ottima società, punta sui giovani. Ci sono state un po' di dinamiche per il quale non ho più giocato, però il mister mi ha sempre tenuto in considerazione e quando mi mette in campo io cerco di dare il meglio di me stesso. Probabilmente gestirà tutto il mio procuratore e queste voci di mercato, però io diciamo che mi concentro su dove sono ora e per la maglia con cui gioco, poi quello che verrà lo vedremo. Flessione di gioco e anche di punti, secondo te perché? Beh, più che non è la squadra di gioco, ci sta che durante l'anno ci sia un po' delle divergenze, un po' di cali, però io ho visto la squadra affiatata e grintosa come sempre. Oggi abbiamo dato tutto. Purtroppo ci sono stati due episodi favorevoli a loro e questo ha portato alla vittoria, però la squadra secondo me c'è ancora. Ma durante l'arco di un campionato ci sta. Di solito a inizio anno i valori delle squadre sono bene o male bilanciati, poi cominciano a uscire i valori delle squadre, le altre stanno crescendo. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la classifica ci dice che siamo in un'ottima posizione. Le altre davanti non mi sembra che corrono più di tanto, anche il Palermo si è fermato con due pareggi, quindi dobbiamo stare calmi. Mi sembra, non so se sei d'accordo, la miglior prestazione da quando giochi con il Pescara. Se voi che lo dovete dire, io comunque mi sentivo bene, mi alleno con continuità, il mister sa quello che posso dargli, anche io ho bisogno di continuità perché non tutti i giocatori entrano e sono subito in forma, però sono contento di quello che sto facendo, voglio crescere e voglio fare ancora meglio.